Buongiorno a tutti, oggi siamo sul Ticino a provare l'anaconda. Amico Andrea. Ciao. Il nostro amico Oscar. Ciao, sempre allegri, mi raccomando. E siamo venuti un po' a vedere, di testare questo nuovo sistema con l'eye bunker che non ho mai provato. L'ho provato con il Dragonfly e diciamo che va bene. Guardate che bel getto, ragazzi. Ogni tanto si intasa, però si regola tranquillamente, non c'è problema. Basta tirare su, lo si pulisce e si rimette il getto e via. È proprio un attimo, ragazzi, quando poi copiate questo sistema ricordatelo che le forchettine, ah sì, figurati, l'onestà è una cosa rara. Sì, bello, che bello questo sistema, pulito, ordinato, non rompe le balle a nessuno, neanche ai pesci. No, neanche ai pesci. Ma si è abbassato un sacco, io non l'ho mai visto il Ticino così basso, sinceramente. Adesso conta che poi la stanno prendendo per irrigare. Sì, di qua, lui scava di là, quando siamo arrivati. Questa roba qua intasa la pompa, tutte radici, perché stiamo lavorando una punta vecchia praticamente. Questa roba qua intasa, eh sì, si intasano le forchette perché c'è veramente tanta roba che butta dentro, tira via e rimetti giù senza rimetterla troppo, ecco. Sì. Lasciamo aperto di sotto, lascia aperto di sotto. Ah, apriamo un po' di più ancora. Sì. Così. Qua è aperto più o meno a metà. Sì, esatto. Ecco qua. E così viene via. Ecco, guarda il sistema. Il sistema. E così. Ah, la mia piega. E voilà. Senza togliere la piega. Esatto. E scusa. Brevetto numero 2. Inventato. Adesso? Sì. Ma perché toglierla? Se possiamo piegarla. Metto un brevetto a tubi anche qua. Eccoci qua. Dopo 3 orette che abbiamo fatto tutto questo materialone qua, un bel mezzo metro cubo, abbiamo fatto praticamente 15 gigabassi, adesso arriviamo a 20, poi basta perché comincia ad arrivare il sole. Mica, non spara pure. Quando si intasa basta aprire i rubinetti. Qui c'è poca inclinazione. C'è poca inclinazione qua, ma per il momento lasciamo così. Volendo si può inclinare di più, ma. Sì, così si lava meglio. Spettacolo! Spettacolo culo! Eccoci qua, abbiamo finito il 20° gabasso, adesso sono le 11, andiamo a casa che è arrivato il sole, fa caldissimo. Ah, minchia! Adesso abbiamo ricoperto tutta sta zona, fa vedere. E qui si comincia a intravedere addirittura. Addirittura nelle trappolone in superficie la sabbiotta. E vediamo cosa salta fuori. Già bella così. Ecco, tutto lo scarico
che abbiamo ottenuto dai bunker. Adesso lo spargiamo e ricopriamo tutta la buca che abbiamo fatto. E con questo trozzo di punta sul Ticino abbiamo finito. La prossima volta ci vedrete con la skipper sul montagna. Vero o no, André? Certo che sì. Skipper one, skipper on. Sarà mezzogiorno più o meno. La una? Qui abbiamo riempito adesso questa vaschetta per lavare tutto il concentrato che abbiamo fatto. Siamo una mezz'oretta qui e accendiamo il piccolo focarello per farlo asciugare. Sì, all'ultimo. E ce lo laviamo ben bene. Dovrebbe essere direzione. Passiamo qua qualche cucchiaino di questo concentrato del Ticino, che è veramente devastante. Con la canalina si faceva molto prima, però mettiamo un po' d'acqua. Monteggiare, ma senti che vento caldo che viene su, porca la miseria. Ti asciuga questo qua? Sì, sì. Caronte. Eh? È caronte. Meno male che non è più, però. È ancora freddo. Qui è ancora più caldo. Questo è mischiato, senti che un po' è fresco, un po' è caldo, un po' è fresco, un po' è caldo. Sono libri, devo dire. Guarda che belle pagliuzze che stanno venendo fuori. Cosa che cresce? Bello. Sempre più giallo. Andiamo via questi pezzoni, così almeno viene giù la magnetite, che è la cosa più difficile da pulire, e bisogna avere veramente una manina delicata per tirare via quel polverino di magnetite e lasciar ferme le pagliuzze. È una burrata a certosino. Sì, questo bisognerebbe. Per questo la gente adopera o le canaline o quell'altra che gira, o piuttosto anche la calamita per tirare su sta roba. Però anche dice di saperlo fare, perché se non tiri su tutto anche loro. Non si vuol muovere quella roba lì. Cosa, qui c'è ancora qualcosa, però noi andiamo più sicuri, più tranquilli, perché adesso quelle 5-6 pagliuzze sono sotto e non sono mischiate al concentrato, quindi andiamo più veloci. Eccone via di una. Mai arrivare fino a qua, perché altrimenti la portate via, ragazzi. Bisogna andare fino a qua quando si fa la pulizia. Nonno, come mi insegnano lì i bigiottari. L'ultimo cucchiaino è stato fatto, vediamo un po' cosa viene fuori qua. Bella, madonna,
è venuta abbastanza via adesso, e riportiamo tutto in alto, tutto in alto. Ragazzi, alla prossima. Ciao a voi. Ciao.